ci sono tantissimi particolari, tantissime storie che possono veramente interessare. Una di queste è, direi, quando ad Arezzo, nel campo di Marte, giunse il Buffalo Bill con 3 treni pieni di persone. E naturalmente la città corse in massa a vedere le esibizioni dei cavalieri e ad ammirare, soprattutto, le cronache del tempo ce lo dicono, le bellissime Amazzoni. Questa è solo una delle storie contenute nel libro dedicato a Saione, quartiere della città di Arezzo che oggi vive una trascuratezza che non merita, ma che porta con sé tanto vissuto di Arezzo e degli aretini. Nei primi del Novecento era il nuovo quartiere della città, il primo a svilupparsi fuori le mura, moderno e produttivo, oggi raccontato nella pubblicazione a firma di Anna Bartolini e sostenuto dal Lions Club Arezzo Chimera. Importantissimo, la professoressa Anna Bartolini ha scritto questo libro molto bello e noi siamo orgogliosi per 2 motivi. Prima, come Lions Club, che abbiamo sponsorizzato questa edizione, e poi perché io ho vissuto 20 anni a Saione e quindi ne sono particolarmente orgoglioso. La monografia dal titolo Il quartiere di Saione ad Arezzo, una città fuori città con il vanto di una storia antica, è stato presentato da Alessandro Garofoli in un luogo altrettanto evocativo come la sede del quartiere di Porta Santo Spirito. Ho accettato immediatamente di presentarlo perché mi è parsa molto bella l'idea di trattare un luogo che è, come dice giustamente l'autrice, è una piccola città all'interno di una città, cioè di una dimensione, che è una dimensione fra l'altro per alcuni aspetti contraddittoria. Vale a dire, il quartiere di Saione rappresenta la modernità del 1864, quando arrivò la ferrovia, la modernizzazione successiva e il miracolo economico, perché si è sviluppato soprattutto sull'asse viario che portava verso Roma. Dall'altra parte, delle vestigia antiche, molto antiche, che sono il nucleo storico di Arezzo fondante, soprattutto il Pionta, ma anche altri ritrovamenti che sono stati fatti, alcuni addirittura preistorici come il cranio dell'Olmo, che è famoso forse nel resto del mondo più che ad Arezzo. E l'autrice si è particolarmente impegnata sia dal punto di vista dello studio, sia dal punto di vista proprio della memoria, dell'identità, nel cercare di ricostruire queste due anime continuamente creando un melting pot, una specie di unione di due differenti, spesso contraddittorie, anime.